Rossana Multari, Angel Investor di Accelerab, benvenuta. Grazie. Grazie a te per questa intervista. Tu sei anche un'esperta di metaverso e noi proprio di metaverso adesso parleremo, soprattutto perché si sente nominare tantissimo questo metaverso, ma poi in realtà in pochi, soltanto in pochi, sanno veramente di che cosa si tratta. Allora, ce lo vuoi spiegare come se parlassi ad una persona che ne sa veramente poco o niente, tipo me? Hai ragione Roberta, effettivamente sono in tanti a parlarne ma sono veramente pochi quelli che sanno effettivamente di cosa si tratta. In qualche modo è paragonabile, come negli anni 70 tutti percepivano che qualcosa stesse accadendo rispetto all'arrivo di internet e c'era tanta curiosità, ora dopo 50 anni siamo nella stessa fase, tanti curiosi, tanti percepiscono che un grande cambiamento sta arrivando ma effettivamente sono in pochi che sanno di cosa si tratta. Innanzitutto mi piace dare un po' il percorso storico e poter dire che per convenzione l'origine del metaverso e soprattutto della parola metaverso è assimilabile al libro di Neal Stephenson uscito nel 1992 che si chiama Snow Crash. Questo perché? Perché già in quel libro si parlava di un viaggio esplorativo visionario in cui venivano menzionate tutte quelle tecnologie che all'epoca erano definibili come futuristiche, perché parliamo di realtà virtuale, wireless, realtà aumentata, smartphone, e proprio all'interno del libro viene menzionato il concetto metaverse che venne utilizzato per fare riferimento a un'esperienza virtuale altamente immersiva che è molto simile a quella su cui oggi le big tech stanno lavorando e stanno investendo rispetto a quello che sta accadendo. Le big tech, quindi tutte le grandi aziende tecnologiche, stanno già investendo nel metaverso e sono pronte a questo imminente cambiamento. Il metaverso per me in questo momento è definibile come un universo digitale composto da un insieme di mondi virtuali che hanno la caratteristica di essere immersivi e interconnessi tra di loro, all'interno dei quali un numero illimitato di utenti può interagire, lavorare ed effettuare qualsiasi tipo di attività che viene effettuata nella vita reale. Allo stesso modo può effettuarla all'interno di questi mondi virtuali. È frutto di molteplici elementi tecnologici che, sommati tutti insieme, ci permettono di fruire di informazioni digitali nella forma di spazi, oggetti ed utenti in tre dimensioni. E da lì arriva l'esperienza immersiva. Tu hai parlato del 1992, a noi sembra una cosa nuovissima, invece addirittura parliamo di prima del 2000, incredibile. Senti, ma tutto ciò quindi come impatterà sulla società, perché impatterà parecchio, e soprattutto quali sono i mercati business sui quali ci sarà, specialmente all'inizio immagino, una maggiore influenza? Concordo con la tua affermazione che impatterà moltissimo. Il metaverso si può anche definire un'economia pienamente funzionale, all'interno delle quali gli utenti e le aziende possono creare, possedere oggetti, investire, e quindi un'economia che produce valore e dalla quale si può trarre profitto. Un'economia digitale ed interoperabile, per il motivo che abbiamo detto prima, che tutti questi mondi saranno interconnessi tra di loro. Le analisi continuano ad evolvere, a cambiare di mese in mese. Mi piace fare riferimento all'ultima uscita da McKinsey proprio quest'anno, che ha analizzato gli elementi costitutivi del metaverso, nonché i flussi degli investimenti che già le grandi aziende tecnologiche, i venture capital, le private equity stanno facendo sul metaverso. Ed è incredibile vedere come in soli 5 mesi del 2022 sono stati fatti più del doppio degli investimenti fatti nel 2021. Quindi, questo ci dà la misura di infatti quanto gli investimenti stiano aumentando. Il motivo dell'entusiasmo di questi investimenti è sicuramente dovuto ai continui progressi tecnologici che stanno andando velocissimi e quindi spingono l'interesse, ma anche tanto dalla reazione delle persone che hanno provato già all'utilizzo del metaverso. Il 60% dei consumatori che ha provato questo mondo si è dichiarata interessata a trasferire le proprie attività quotidiane in questo mondo parallelo. Il 95% dei leader aziendali si aspettano che questa nuova tecnologia porterà dei benefici in termini economici entro 5-10 anni, nonché dei cambiamenti proprio nel modo in cui il proprio settore opera. Le ultime stime attuali proprio di questa analisi ci parlano del potenziale del metaverso di raggiungere nel 2030 5 trilioni di dollari. Parliamo del valore di quella che oggi è la terza economia mondiale, del Giappone, quindi
quindi è evidente capire qual è il potenziale di opportunità in termini di sviluppo, ed è importante dire che coinvolgerà tutti i canali. Vediamo già infatti tanti esperimenti, molti di noi saremo incappati nell'esperienza che Balenciaga ha fatto, piuttosto che le tante iniziative in Fortnite, il lancio delle Nike con Travis Scott, che in pochissimi minuti del modello Jordan, che in pochissimi minuti ha raggiunto più di 20 milioni di spettatori. Non mancano le banche, c'è una banca che ha iniziato già a fornire i propri servizi, quindi c'è spazio per tutti i settori. Credo però che tra quelli che avranno un impatto più forte sia in termini economici ma anche l'impatto sociale che possono avere, siano principalmente la formazione, la sanità, così come il mondo del commercio al dettaglio. Infatti vorrei proprio che tu mi parlassi di questo, ecco, della formazione e anche di quella che è proprio l'educazione, perché credo che lì il metaverso potrà cambiare un po' le cose, avere un fortissimo impatto, migliorare anche da questo punto di vista. Sì, assolutamente, faccio un piccolissimo cappello che vale sia per la formazione che per la sanità, ma che ci dà l'idea del perché il metaverso può essere così impattante su questi settori. Una parola è fondamentale ed è la parola accessibilità. Okay. Accessibilità nel mondo informatico significa la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni senza alcun tipo di discriminazione, quindi rendendoli fruibili a chiunque, senza alcuna barriera. Beh, il metaverso è lo strumento per eccellenza che darà l'opportunità di abbattere le barriere fisiche per un disabile, piuttosto che le barriere geografiche dovute alla lontananza, così come le barriere economiche. Questo è perfettamente calzante anche nel mondo dell'apprendimento, dove vedremo diverse tipologie di benefici, da quella più semplice, che è la possibilità di offrire un apprendimento attivo. Immaginiamo, siamo abituati ad avere un apprendimento passivo, dove c'è un insegnante che spiega il tutto e gli studenti recepiscono, e questo anche nelle lezioni digitali, perché anche con l'e-learning, il collegamento, c'era comunque un professore che parlava e tutti gli studenti ad ascoltare. In un apprendimento attivo dove lo studente può immergersi, immaginiamo nella storia, parliamo di antica Grecia e vivere con gli antichi greci, già ci sono degli studi fatti che ci dicono che migliora l'apprendimento del 40% rispetto a un apprendimento standard scolastico e del 35% rispetto all'apprendimento invece fatto in e-learning da casa. Scusa se mi permetto, un apprendimento emozionale, assolutamente, quindi ecco che va a toccare anche la memoria emotiva e di conseguenza rimane molto più impresso nei ragazzi, è come quando andavamo noi in gita, diciamo. Hai perfettamente ragione. Quindi ecco, chiaro che da quel punto di vista è forte come esperienza. Sì, a questa cosa emozionale abbiniamo la grande opportunità di fare pratica con delle esperienze che sono assolutamente paragonabili alla realtà ma senza creare dei danni. E qui menzioniamo la medicina. C'è già un esempio universitario di un'applicazione, di un programma che si chiama Body Interact, che simula perfettamente il corpo umano e quindi permette al personale sanitario di studiare, riducendo notevolmente il rischio di errori sui reali pazienti. E possiamo ben capire qual è il beneficio. L'altra opportunità è legata al concetto geografico che dicevo prima. Mi piace menzionare la prima business school nel metaverso che ha voluto Philip Kotler, che sappiamo essere il padre del marketing moderno, chiunque in questo settore lo conosce, e che ha scelto proprio un'azienda italiana che è la Olimant per costituire la sua school business nel metaverso, all'interno della quale professionisti di tutto il mondo si possono incontrare e scambiare opportunità, informazioni e competenze. Arrivo poi a quella invece che è, come dire, quello che mi tocca di più e per sentimento e per opportunità, che è la possibilità di democratizzare e standardizzare la formazione. Ahimè, sappiamo quanto in Italia la formazione di uno studente del sud Italia non sia paragonabile a quella di un nord Italia. E credo che sia arrivato il momento di abbattere questo divario, e il metaverso ci offre l'opportunità di preparare un programma scolastico che sia univoco e perfettamente fruibile da qualsiasi studente in qualsiasi parte del mondo. È chiaro che questa è una transizione che va fatta gradualmente, e
per gradualmente anche qui l'Italia ci offre un'opportunità. Abbiamo tanti piccoli centri dove gli studenti, i nostri giovani, non hanno l'opportunità di poter studiare qualsiasi tipologia di materia, e quindi io immagino di poter partire con un test proprio su questi piccoli centri, okay, dando l'opportunità ai nostri giovani di prepararsi a qualsiasi tipo di opportunità lavorativa. Fantastico, sarebbe veramente fantastico. Senti, tutto questo mondo creerà chiaramente un grandissimo scambio di dati, un grandissimo scambio di informazioni, e quindi in qualche modo cambierà anche il mondo dei big data. Assolutamente. È certo che rispetto ai dati avremo non solo il normale interscambio di informazioni, ma l'interattività, l'emozionalità di cui abbiamo parlato, porteranno gli utenti attraverso il proprio avatar a fare continue scelte e quindi a fornire sempre più informazioni. Chiaro. Che permetteranno alle aziende, all'azienda, allo Stato, a tutti gli organi opportuni di leggere queste informazioni ed utilizzarle nel modo più opportuno. Ovviamente da qui il commento successivo viene da sé rispetto all'adeguamento delle normative, la legge sulla privacy, certo, sulle quali si sta già lavorando ampiamente. Insomma, dobbiamo prepararci a tutto. Stiamo vivendo un grande cambiamento epocale, questo è un ulteriore cambiamento epocale. Noi che ci eravamo appena abituati ai social e alla realtà virtuale, adesso dobbiamo fare un ulteriore passo avanti, però mi sembra tutto estremamente interessante. Guarda, voglio fare un altro esempio sulla sanità, perché anche in questo caso, un po' come per quanto riguarda la parte formativa, mi tocca, perché ha un bello impatto non solo di business, ma anche dal punto di vista societario. Credo che ci verrà facile abituarci vedendo quelli che sono i benefici, perché tornando all'abbattimento delle distanze, sì, geografiche, immaginate a quanto possiamo democratizzare l'opportunità di un qualsiasi utente di accedere alle cure attraverso un collegamento. Mamma quindi mia. Potrà, no, no, non c'è più la difficoltà del non posso raggiungere il grande medico che si trova dall'altra parte del mondo, ma facilmente qualsiasi utente in difficoltà potrà collegarsi attraverso questa sanità, dove anche lì ci sono già degli esempi anche italiani. L'ospedale di Brescia ha fatto un'app che si chiama Meta Ospedale, attraverso la quale ha permesso proprio durante il Covid, che ha aiutato ovviamente a stimolare, a velocizzare l'opportunità dei pazienti di incontrare i medici. Sì, ma l'esame diagnostico, quello vero e proprio, l'esame diagnostico, anche su questo si sta lavorando tantissimo, in senso che sempre più ci sarà capitato a tutti, avendo un problema si passa per la TAC, per la risonanza magnetica, e l'opportunità di avere anche tutti questi esami collegati al nostro avatar permetterà a qualsiasi medico di visionarli. Ti dirò di più, che il proprio avatar facilmente potrà tradurre in qualsiasi lingua, quindi non solo non avrò il limite di andare da Roma a Milano, ma non l'avrò neanche di andare in America e parlare con uno specialista americano, perché sarà lo stesso avatar a tradurre in simultanea e l'esame diagnostico e quello che si sta, il dialogo che si sta affrontando con il medico. Quindi prima tappa, facciamoci l'avatar. Assolutamente, subito. Anche qui ci sono veramente tante opportunità, si sta parlando di avatar sanitario, avatar biometrico, quindi anche da questo punto di vista ci sono grandi cambiamenti. Speriamo che basti un solo avatar. Ne basterà uno soltanto, che sarà l'insieme di tutti gli studi che in questo momento ci sono. Se no diventa complicato. Grazie, grazie Rossana. Grazie a te, Roberta.